Adesso ci incamminiamo in una parte di Casilina che si vede anche in Roma città aperta. Questo qui è quel palazzo là rosso. Quel palazzo lì. C'erano tutte case basse qui che si chiamavano baracca. Roberto Rossellini. Vi piace la storia? Sì, a me vi piace. Cioè era una persona che durante la guerra aveva deciso di combattere gli invasori, i nazisti che stavano a Roma, esattamente come facevano praticamente alcuni personaggi a Roma città aperta, ok? È successo qualcosa? No. Tutto tranquillo, lui fa poco. Andiamo, ragazzi. Sì, in un momento. I tedeschi dei fascisti, io gli ammazzo. Senti tu, Lele, adesso verrà così. Sono le stesse strade in cui sono girato a cartone, le stesse. E come si chiama? Luoghi hanno come il pongo dei confini che si allargano e si stringono. In questo parco è stato girato un film di Castellitto, di Fortunata, e la colpa dei Salerini ci abbiamo messo il... Passiamo un po'. Chi vuole essere il capogruppo? La Prenestina dove sta? C'è stata da un po' di paura, tipo la rapina. Ah, a posto. Il vecchietto tipo si è svegliato tutto, sembrava pazzo, e tipo arrivavano i tedeschi, lui non voleva far finta di morire. Allora così all'improvviso gli ha dato la padellata e mi ha fatto ridere. Mi sono sentito un po' triste perché è stato preso Francesco. Mi è piaciuto quando Don Pietro ha dato la padellata al vecchio. Avete associato ai luoghi le emozioni. E poi la prossima settimana dovrebbe venire a trovarci il nipote di Roberto Rossellini. Mio nonno ha usato tanti sette in tante zone diverse, quindi ci sarà anche centro storico, insomma, si parlerà anche di lui e di dove è cresciuto, no? E per capire un po' come la crescita di una persona influenza poi la propria arte. Ba da ba 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 ba